tutti la conosciamo come attore, forse però pochi sanno che Ralph Vallone, prima di dedicarsi alla recitazione, ha svolto anche l'attività di calciatore, ha giocato nel Torino in Serie A. L'amore quindi tra Ralph Vallone e il calcio risale a molto tempo fa. Ecco, cosa ci può dire riguardo a quel periodo della sua vita e cosa ci può raccontare? Come è nata la passione per questo sport? Beh, la passione è nata nei prati, nella periferia di Torino, dove io giocavo a calcio. Ricordo che mio padre era un avvocato e voleva che io facessi legge e continuassi gli studi. Sono arrivati i dirigenti del Torino per chiedere il permesso a mio padre. Io allora ho 13 anni per giocare nella squadra dei boys, dei ragazzi del Torino. Mio padre negò questo permesso. Io sfondai la porta dello studio e mi implorai a mio padre che avrei continuato gli studi perché lui mi desse il permesso. Il permesso è stato accordato, io mi sono laureato in legge e in filosofia e nello stesso tempo però ho giocato a calcio nella squadra dei ragazzi del Torino, poi nelle riserve, poi nella prima squadra. Ho fatto quasi tutto un campionato del 38-39, ho fatto anche i campionati del mondo a Vienna, il campionato del mondo degli studenti a Vienna. Abbiamo vinto il campionato d'inverno nel 1938-39, eravamo primi in classifica, abbiamo sconfitto l'Inter, che allora si chiamava l'Ambrosiana, in cui c'erano le due grandi mezze ali della nazionale, cioè Meazza e Ferrari. Quindi dopo l'allenatore Epstein, che poi fu l'allenatore del Grande Torino, fu mandato via dall'Italia perché era ebreo per ragioni razziali, e noi dal primo posto siamo scesi al terzo posto. Comunque fu un campionato meraviglioso per me, perché così ho potuto giocare con questi grandi campioni che erano gli idoli della mia giovinezza, insomma. C'è una partita che lei ricorda in modo particolare, in senso negativo o positivo? Ma ne ricordo due in modo particolare. Una proprio contro l'Inter, sul campo del Torino c'erano circa 20 gradi sotto zero e il prato era diventato tanti aghi, proprio l'erba era diventata tanti aghi. Ferrari, una mezzala della nazionale, stanco del francobollarlo proprio, no? Impedirgli di giocare, finalmente quando io ebbi la palla filai verso l'area dell'Inter, lui mi fece uno sgambetto, io filai dritto come un fuso su quest'erba. La maglia era granata, quando mi sono spogliato, ho tolto la maglia, c'era tutto il petto che era sanguinante, perché era proprio così, ho fatto questa caduta vertiginosa. E un'altra mi ricordo contro il Napoli, in cui io feci un gol spettacoloso veramente, però a un certo momento ci fu un corner, io saltai di testa, però avevo l'abitudine di saltare di testa in maniera stupida, cioè tenendo la lingua fra i denti. Fu così che Colombari, altro mediano della nazionale italiana, venne e paf, con la testa mi segò naturalmente il pezzo di lingua. Il pezzo di lingua cadde, lei sa che una volta che la lingua è ferita, vroom, il sangue scende addirittura a fiotti, e io ebbi la lucidità di cercare questa lingua in mezzo al prato, la trovai, scesi dallo spogliatoio, mi cucirono la lingua e ebbi il coraggio di fare il secondo tempo. Complimenti! C'è un giocatore o una persona dell'ambiente calcistico di quel periodo che lei ricorda con particolare affetto? Sì, il più grande di tutti proprio, uno dei più grandi per me, ancora superiore, anche superiore a Pelé, ed è Meazza. Meazza era il giocatore che mi affascinava perché era di una imprevedibilità straordinaria, era un po' gobbo, con le gambe così un po' a X. A un certo momento si metteva lì sornione con questi occhi, poi a un certo momento arrivava la palla e diceva e la palla era in rete. E poi aveva un'intelligenza di gioco superiore, veramente, tocco di palla vellutato, meraviglioso, ambidestro, questo che è una cosa che sempre mi seduce nei giocatori. Come mai ha deciso di abbandonare l'attività sportiva? Ma perché durante i campionati del mondo a Vienna, proprio nel 39,
Noi abbiamo giocato la finale con la Germania ed era il primo anno che la Germania si era annessa l'Austria. I campionati si svolgevano a Vienna e per ragioni politiche doveva vincere la Germania, per cui l'arbitro ungherese ha venduto la partita addirittura. Quando sul più alto pennone salì la bandiera tedesca, seconda l'italiana, tutti noi avevamo un nodo alla gola e ci siamo messi a piangere come dei vitellini, insomma, perché eravamo veramente l'oggetto di un'ingiustizia atroce. Da allora ho deciso di abbandonare il calcio. Quindi la poca pulizia esisteva anche allora? Beh sì, soprattutto per ragioni politiche, insomma, no? Però io non esagererei con la poca pulizia odierna, perché in fondo quando si è in campo il giocatore pensa soltanto alla partita, non ha, salvo delle eccezioni, non ha mai l'agonismo, la gioia di giocare brucia qualsiasi scoria interna, proprio, secondo me.